Oggi si festeggia Sant'Antonino di Firenze. Antonio Pierozzi, così si chiamava, detto Antonino per la bassa statura, nasce nell'anno 1389 da un notaio fiorentino. Antonino frequenta Santa Maria Novella, dove conosce Giovanni Dominici, il domenicano riformatore, discepolo di Santa Caterina da Siena, al quale Antonino chiede di far parte dell'ordine. Antonino entra in giovane età nel convento domenicano, accoltovi dal beato Giovanni Dominici, appunto, al quale, per dare prova della sua preparazione culturale, recita, pensate, recita a memoria i decretali di Graziano. Dall'anno 1413, anno della sua ordinazione sacerdotale, ha vari incarichi nel suo ordine. Nel 1430 diviene il priore di Santa Maria sopra Minerva a Roma e, sotto il pontificato di Papa Eugenio IV, diventa uditore generale di Rota. Pochi anni dopo viene nominato vicario dell'osservanza per l'Italia. Ed è in questa veste che cura a Firenze la fondazione di una comunità osservante, ottenendo la cessione della vecchia sede dei Silvestrini, che diventa poi il convento di San Marco. Antonino vigila e vigilante finché il rinnovamento dell'edificio e della chiesa avvengano in modo consono alla povertà dei confratelli, dei frati domenicani. Incarica alcuni frati di sovrintendere ai codici e di miniare i testi liturgici. È a questo santo che va il merito di aver affidato al beato Angelico il compito di decorare con affreschi il grande convento di San Marco a Firenze. Sotto il suo priorato, San Marco diventa parrocchia e i frati hanno l'obbligo della predicazione, mentre il convento è molto largo di ospitalità ai padri presenti a Firenze per il concilio. In tutta l'Italia il santo esplica la sua funzione di vicario dell'osservanza, fino a che, resasi vacante la sede arcivescovile di Firenze, Papa Eugenio IV, per consiglio diretto del beato Angelico, lo nomina arcivescovo di Firenze. Santità, aveva detto l'Angelico, nominate vescovo frate Antonino, priore di San Marco, e le anime dei fiorentini saranno davvero in buone mani. E il Papa lo ha ascoltato. Il primo a stupirsi, anzi a spaventarsi, per quella imprevista nomina è proprio il buon frate che fugge a nascondersi in Maremma. Successivamente, accettata la carica, sul dorso della mula cavalcava come un umile frate per raggiungere le parrocchie della sua diocesi e anche quelle suffraganee di Fiesole, di Pistoia e di Prato. Un santo molto amato dal popolo fiorentino, il Santo Vescovo, che difende i diritti contro lo stesso Cosimo dei Medici, di cui era amico e consigliere. Nel suo nuovo ruolo di vescovo, cura ha una grande cura sia dell'ortodossia che della coerenza religiosa. E si prende cura anche della corretta amministrazione dei beni ecclesiastici dopo la crisi dello scisma di Occidente. Le armi di questo santo possono essere racchiuse in sole quattro parole: amore, parola di Dio, compassione e giustizia. Il santo vigila anzitutto sul clero, richiama tutti i sacerdoti che vivevano nel lusso, li obbliga al possesso del breviario, persegue ogni forma di cupidigia. Un vescovo sensibile ai bisogni materiali del popolo istituisce, a servizio dei più poveri, la Compagnia dei Buonomini di San Martino. Scrive numerose opere, tra le quali noi ricordiamo la Summa Morale, e in tutti i suoi scritti avverte
la tendenza a scartare le dottrine sublimi per soffermarsi di più su ciò che ritiene più utile per sé e per gli altri. È un uomo pratico, sensibile ai problemi sociali del suo tempo e desideroso di dare un significato cristiano ai nuovi fermenti umanistici. Tutti lo chiamavano argutamente Antonino dei Consigli, perché ne dava tanti e tutti lo ascoltavano. Un uomo umile e arguto, un uomo zelante e benefico. Antonino si prodigò per la sua gente fino alla vigilia della sua morte, che lo colse appunto il giorno 2 maggio, giorno della sua festa, maggio 1459. Celebrato dai potenti, ma ancora di più venerato dai poveri della sua città, Antonino viene poi canonizzato nel 1523 da Papa Adriano IV. È compatrono della città di Firenze. E allora noi, nella festa di Sant'Antonino, ci rivolgiamo a Dio con la seguente preghiera. Signore, Dio Padre, tutto hai creato e conservi nella tua inesauribile misericordia. Signore Gesù Cristo, tu porti i peccati del mondo e ci hai dato la vita per mezzo della tua croce e risurrezione. Signore e Dio, Spirito Santo, tu illumini e reggi la Santa Chiesa. Padre Santo, tu ci hai eletti prima di costituire il mondo e ci hai redenti per mezzo del sangue di tuo Figlio e ci hai fatto conoscere il mistero della tua volontà. Ci hai dato lo spirito della figliolanza e hai fatto la Chiesa per l'amore. Il capo è Gesù Cristo e perciò Egli sia tutto in tutti e sia Signore in tutto ciò che può essere nominato, non solamente in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ti preghiamo, per mezzo del tuo Spirito Santo, suscita fra noi un popolo che ti serva nella forza della fede e nell'obbedienza dell'amore. Amen.